da Peshawar per il Corriere Online. A un mese dall'attacco anglo-americano sull'Afghanistan, Peshawar, la città del Pakistan sulla frontiera, si sta trasformando in una vera e propria retrovia della guerra, così come era stata un po' negli anni Ottanta durante la jihad contro i sovietici. Innanzitutto molto decisa e determinata, sapeva esattamente quello che voleva. Sono entrato in questo albergo che era il Continental di Peshawar e lei stava lì. Mi ricordo benissimo come era vestita, mi ricordo benissimo. Stava fumando una sigaretta, aveva uno di questi vestiti delle donne pakistane, un salwar kameez. Le piacevano in maniera particolare le storie un po' estreme, ai margini del mondo. Questo pensiero fisso, questo rimorso, questa cosa che si rivolta continuamente dentro. Occorre assolutamente rintracciare gli autisti e gli interpreti, perché è fin troppo evidente che c'è qualcosa di strano in questa vicenda. Davanti c'è la macchina di Maria Grazia, dietro c'è la macchina della Reuter, è una strada stretta, quindi non c'è modo di fare un'inversione, non c'è modo di fuggire, le macchine vengono fermate, gli spari avvengono praticamente subito. Avrebbe dovuto prendere una scorta, avrebbe dovuto aspettare altri giorni, adesso è facile dirlo, ma in quel momento se fai giornalista e sei sulla notizia più importante dell'anno e devi arrivare nel posto più importante dell'anno, ci vai. Gli esteri possono fare in due modi, gli esteri come la grande politica estera, i capi di Stato, i governi eccetera eccetera, oppure andare dove la terra brucia. Maria Grazia era nata per andare a raccontare dove la terra brucia e lì è rimasta. E lei era proprio ancora vestita da maschietto ed era sulle mie ginocchia. A un certo punto alzò gli occhi e cominciò a alzare anche il ditino a fare e fu tutta una chiacchierata con la luna.